Buonasera a tutti, io sono Alessandro, sono un collaboratore di Green Knowledge Tour Operator. Molti di voi qui conoscono l'azienda, il Tour Operator, insomma, per chi non la conosce, è un Tour Operator, una realtà nata con principi attivi nel 2012. E si occupa prevalentemente di turismo responsabile, sostenibile e accessibile. È una sorta di aggregatore di operatori del territorio pugliese, ma anche del sud Italia. Oggi pomeriggio abbiamo qui il dottor Alessandro Rubino, che ringraziamo per la sua presenza. Una lezione che durerà circa 3 ore più o meno, riguarda quindi la vocazione del turismo pugliese, tutti i bisogni da soddisfare e alcune idee imprenditoriali per uno sviluppo anche per i prossimi anni, i prossimi decenni. Il dottor Rubino ci metterà in evidenza quindi la correlazione tra il settore sanitario, quindi un'ingegneria umana, appunto, le vocazioni del turismo pugliese e tutti questi bisogni da soddisfare per appunto incrementare e sviluppare il prodotto Puglia e comunque tutti gli aspetti che riguardano questo settore. Vi ringrazio della vostra presenza e vi auguro una buona lezione e passo la parola al dottor Rubino. Grazie. Grazie. Posso fare questo? Mi sentite? È amplificato? Beh, io vi saluto e ringrazio naturalmente. No, non si sente? Urlo. Eccomi. Si sente? Anche nel caso in cui non fosse amplificato, più o meno si sente, vero? No, io so la voce da trombone, per cui dovrebbe essere. E appunto. Questo adesso? Ok. Allora, io ringrazio innanzitutto per questo invito, che io ho colto con molto entusiasmo, perché solitamente vengo invitato in conferenze che hanno a che fare con la malattia, con la sofferenza. Io mi occupo di studiare e ricercare tutti l'ingegneria dello stress e la cura dello stress. Negli ultimi 20 anni, dopo la laurea, ho cercato di capire, la mia passione era proprio capire come funziona un'ingegneria umana. E naturalmente come l'ingegneria umana, collocandosi all'interno di un gruppo, può trovare soddisfazione in diversi ambiti. Il fatto di occuparmi di parlare di turismo è una cosa che un po' mi rasserena, è una cosa che mi fa divertire moltissimo, soprattutto vedere il turismo partendo da un'ottica diversa, perché fondamentalmente tutti, bene o male, qui abbiamo una struttura umana, siamo rappresentanti, portatori sani di umanità. Abbiamo appunto un sistema endocrino e funzioniamo secondo alcune regole naturali che io vorrei riportarvi. Può sembrare banale, perché c'entra la cura dello stress con dei pacchetti di natura turistica. C'entra moltissimo. Mi è capitato tante volte di far parte di gruppi di lavoro, no? Che volevano magari progettare dei miglioramenti, mi riferisco a grossi gruppi industriali nel campo della progettazione, addirittura anche di alberghi, no? Dove l'esperienza della salute è veramente rilevante. Io vi propongo questo, se siete d'accordo. Ho pensato di stare assieme a voi in un modo naturalmente molto più interattivo. Ho pensato che nell'arco di un'ora cercherò di semplificare quello che ho capito dell'ingegneria umana in questi anni, spezzettando l'ingegneria umana in 7 parti che poi vedrete saranno importanti, ma che coinvolgono un po' tutti noi, perché ripeto, tutti noi siamo portatori di questo ordine naturale, no? Che è molto veramente aiutato da un'integrazione di saperi fra biologia, medicina, fisica, matematica, e mettendo assieme viene fuori un bel quadro. Dopo questa disamina, che ha come scopo appunto capire come funzioniamo, mi piacerebbe fare una pausa. Ma poi, assieme a voi, vedere se la Puglia ha dei
delle cose naturali nel settore turistico per poter soddisfare questa ingegneria umana. L'ingegneria umana è quel tipo di organizzazione di cui tutti siamo dotati che genera dei bisogni. E quindi noi dovremmo capire se questi bisogni in qualche modo possono essere soddisfatti da questa nostra regione. Quindi mi piacerebbe, nella seconda parte, costruire assieme a voi, in base a quello che sapete, non è importante se abbiamo realmente tanta esperienza, poca esperienza, non abbiamo esperienza, mi piacerebbe estrarre, no? Nel vero concetto di educazione, quello che a voi è rimasto in mente della Puglia, no? Come territorio e come risorsa anche nel campo turistico. Alla fine di questo percorso vediamo se vengono fuori delle idee interessanti. Vediamo se magari queste idee potrebbero addirittura dare spunto al tour operator che ha organizzato questa bellissima occasione di confronto. Chissà, magari veramente tiriamo fuori dei progettini e dei target che potremmo forse realizzare, no? Ecco, voglio innanzitutto chiedervi, secondo voi, che c'entra, secondo la vostra intuizione, lo stress col turismo? Ecco, è indifferente. Cioè, innanzitutto vi chiedo, secondo voi il turismo come è nato? Come è nato il turismo? Cioè, eh sì. Una cosa che mi ha, il microfono è difficile portarlo, una cosa che mi ha molto colpito quando appunto ho voluto approfondire in questi 20 anni di ricerca, no, l'ingegneria umana, ho notato che l'ingegneria umana si rifà ad alcune regole comuni, no? E addirittura ho trovato tracce di questo blueprint, di queste regole comuni, andando a ritroso fino al Big Bang, all'ipotetico Big Bang, no? Voi sapete che si ipotizza, no, la formazione della materia con questo scoppio infinitamente grande derivante da un punto infinitamente piccolo. Per chi è appassionato come me di fisica e matematica è veramente intrigante, no? Mettere assieme l'infinitamente grande, o cui uno pensa uno spazio enorme, che nasce da un infinitamente piccolo. Già questo è molto interessante, andrebbe approfondito. Tuttavia, al di là di questo connubio, vi voglio far notare quanto questo tipo di apparente controsenso abbia generato delle forme di movimento che poi ad un certo punto hanno, in funzione di un sistema definito asimmetrico e in funzione di una spinta definita fenomeno di unicità, hanno dato avvio ad una specie di unione. Cioè, in natura tutto si tende ad unirsi, a formare gruppo, e tante volte la formazione di gruppo genera delle forme aggregative. Allo stesso modo si sono formate le cellule, Cioè, per esempio, se guardiamo una ameba, cioè una cellula molto semplice, guardiamo e guardo voi, 100 miliardi di miliardi di cellule coordinate, tenute assieme da qualcosa di magico, io vedo che più o meno l'ingegneria è similare. Piccole cose si uniscono e si organizzano. Il turismo nasce da questo bisogno umano di uscire fuori dal proprio circondario. Perché c'è questa esigenza di andare fuori a questo circondario? Cioè, noi stasera potevamo stare a casa. Perché c'è questa attitudine
ad uscire fuori da casa. Perché, secondo voi? Però, per esempio, qui mi hanno sparato conoscenza, mi hanno sparato curiosità, mi hanno sparato la voglia di scoprire, e sono tutte cose, se voi, che voi notate, hanno dei grandi punti di contatto. Sono pezzetti di una visione molto interessante. Ecco, secondo voi, questa curiosità, questa voglia di scoprire, la conoscenza, in un certo senso, ce l'avete anche voi? E secondo voi si può venire sulla Terra, si può essere in vita e non avere curiosità, non avere voglia di conoscere, non avere stimolo ad un confronto sociale? Però al di là dei gradi, secondo voi, in questo gioco di vita, in questo meccanismo di vita, è possibile vivere serenamente senza curiosità, senza voglia di confronto? È possibile questo? Bene, veramente, io ho dedicato, sto dedicando 20 anni nella cura, nello studio dello stress, in tutte le sue forme psico-neuro-endocrine, no? È il mio mestiere principale. Io purtroppo e fortunatamente ho a che fare con persone o gruppi che mi chiedono aiuto perché magari si trovano in una fase di squilibrio importante. Alla fine ho tentato di raccogliere il meglio della tecnologia e dell'ingegneria umana presente al mondo e alla fine ovviamente cerco di fare sintesi e questo mi è stato permesso soltanto sovrapponendo le diverse scienze perché non arrivavo a capire nulla. Partendo da una materia, ho dovuto mettere sopra psicologia, matematica, fisica, medicina, biologia, chimica e naturalmente, devo essere sincero, quello che mi ha tanto aiutato è stata la fisica. La fisica mi ha illuminato, guarda caso, e mi ha permesso di mettere ordine, no? E questo ordine io tenterò di portarlo qui con voi per parlare di turismo, poi vediamo come è possibile creare questo punto di contatto. Ecco, e curiosità, per esempio, voi sapevate che il concetto di fede, dal sanscrito antico, è voglia di scoprire. Molti pensano che la fede sia credere, no? Al contrario, credere limita la voglia di andare a scoprire. Quindi, paradossalmente, esiste una spinta, un qualcosa di forte che tutti quelli che nascono su questo pianeta inevitabilmente hanno, chi più, chi meno, per andare a scoprire e per creare gruppo e per generare informazioni. Il concetto di sapere, ovviamente, è stato uno dei motori che ha stimolato il fatto di spostarsi da casa, no? I primi ritrovamenti del concetto turistico si hanno 470 anni prima di Cristo, con documentazione rivolta all'osservazione del comportamento del mondo egizio. Prendono la barca, vanno sul Nilo, attivano forme di coltivazione. Cioè il fatto di andare a vedere per poi rapportare, no? E tornare a casa con qualche news è una delle forme più potenti di stimolo turistico che naturalmente la storia possa ricordare, anche se poi sapete a quando ammonta il primo viaggio organizzato della storia, almeno contemporanea? È recentissimo, eh? Parliamo del 1800, in cui appunto c'era già la diffusione del processo industriale. E si annoverano i primi gruppi, si parla di 570 persone organizzate da questo Cook che ha avuto l'idea di dire adesso le riunisco su un tema comune, andiamo a cercare una cosa comune e utilizzando le ferrovie è riuscito a mettere assieme così tante persone. Però non che prima i viaggi non c'erano, anzi, come vi dicevo, l'attitudine di tutti gli agglomerati cellulari di andare a beccare cose nuove, per comporre aggregazioni è una cosa più forte di noi. Non si può fermare. Cioè, è una cosa incredibile. Pensate
che ciò che vi sto dicendo potrebbe essere visto anche, per esempio, nel comportamento di una cellula tumorale. Cioè, quando una cellula è tumorale, si verifica un fenomeno per cui questo scambio inside-outdoor, cioè vado fuori a cercare sistemi nutritivi per poi produrre proteine, è una cosa che viene frantumata perché c'è una presenza di elevata acidificazione, mancanza di ossigeno, mancanza di vitalità, sono processi naturali, no? Però testimonia quanto sia fondamentale per una entità coordinata gestire uno scambio dentro fuori, dentro fuori, dentro fuori, dentro fuori, no? Ora, andiamo a vedere, io in questa prima parte, prima che mi diverta assieme a voi a vedere appunto che cosa la Puglia può offrire per soddisfare questi bisogni, vi voglio trasferire un po' quello che ho capito di un'ingegneria umana, di voi, di me, ok? E vi voglio dire che questo discorso dell'ingegneria umana può essere benissimo tradotto partendo dalla geografia del corpo umano e dividendo il corpo umano in 7 pezzetti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Lo sai, è il mio vecchio pallino, no? Cioè, che mi conosce da tanti anni, continuo sempre a rompere le scatole con questo 7. Io sono amante, ma la settimana, i 7 colori di base, i 7 odori di base, i 7 nani, non c'entrano niente, mi è venuto liscio, no? Ecco, la natura ha una sorta di ripetizione magica, no? Quindi i numeri potrebbero, in qualche modo, dovrebbero aiutare l'ingegneria umana a vivere in armonia. Comunque tutti voi, tutti noi, me compreso, se andiamo in bagno a fare cacca, siamo sottoposti ad un'ingegneria naturale, ok? Questa ingegneria dice, per esempio, primo impianto, tutti noi siamo dotati di un impianto, si chiama zona retroperitoneale, è un puntino che tocca le parti basse del nostro corpo, in cui sono collegate le gambe, che hanno a che fare, per esempio, con grandi sensori riferiti alla stabilità, ok? Quindi l'ingegneria di cui tutti siamo fatti desidera avere questo impianto quanto più calmo e quanto più sereno possibile. È legato a questo impianto tutto l'impianto surrenale, le gambe, i reni, i surreni. Quello che vi dico è la sintesi di tante culture, quella orientale e quella occidentale, cioè tutti noi desidereremmo che questo impianto fosse quanto più rassicurato possibile. Ok, quindi uno degli elementi importanti di cui tutti siamo dotati è una sorta di sistema, impianto ingegneristico, che chiameremo uno, che è legato proprio al desiderio di tutti noi di essere sicuri. Ok, quindi noi tutti abbiamo questo punto numero uno, quello in cui, ecco, coincide con l'elenco che Maslow, che era uno psicologo che si è occupato dei bisogni umani, ha detto: guardate che qui innanzitutto dobbiamo garantire al nostro sistema di respirare, tanto per cominciare, no? E poi, se possibile, mangiare, ma soprattutto sapere che nessuno ci ammazza da qui ai prossimi 15 minuti. Ecco, questo sistema, il sistema di sicurezza a cui tutti noi siamo obbligati, no, a rispettare, ce l'abbiamo tutti. Cioè tutti qui dentro, nel momento in cui dovessimo vivere un terremoto, saremmo richiamati a attivare sistemi di controllo e di salvaguardia attraverso una stimolazione surrenalica, quindi gestione di energia, e il fatto di trovare una fuga. E questo tipo di impianto, vabbè, lo vedremo, è collegato soprattutto con l'impianto numero 6, perché abbiamo bisogno di capire dov'è la via di fuga nel caso in cui qui dovessimo tutti ballare, no? Questo impianto che io chiamerò impianto di sicurezza, quindi l'uno lo facciamo coincidere con l'impianto di sicurezza, secondo voi è correlato alla sicurezza economica oppure no? Cioè, nella nostra cultura, soprattutto nello sviluppo
industriale, nello sviluppo economico, secondo voi è più, si sente più sicuro uno che in banca ha 1 milione di euro o uno che ha 1 milione di debito? In questa società, effettivamente, soprattutto per come siamo formati tutti noi, ci hanno ovviamente trasferito l'idea che affinché questo impianto sia molto più solido, è fondamentale ovviamente avere elementi per sentirsi più rassicurato. Ciò che vi dico ha un supporto medico-scientifico molto abbondante. Io sto andando nella sintesi perché voglio legarmi al turismo, no? Però se voi fate turismo o se voi farete turismo, a meno che voi non mi dite, no, dottore, noi facciamo turismo con i marziani, allora lì sono un po' impreparato, ma se lo fate con genere umano, da qua si passa. Cioè, gli utenti a cui noi rivolgiamo un servizio turistico comunque hanno un impianto di instabilità. Ok, questo impianto di stabilità può essere più o meno sensibile, ma tutti noi naturalmente siamo dotati di questo impianto. Vi posso suggerire per esempio quali sono i sintomi quando questo impianto sta cominciando a funzionare in maniera squilibrata? Per esempio la stanchezza cronica. La stanchezza cronica. Processi ripetuti di difficoltà di deambulazione, al di là delle patologie, hanno sempre un correlato, attenzione, non è che la stanchezza cronica ha un unico motivo, la mancanza di soldi, ma l'instabilità di natura emotiva è sempre un correlato che abbiamo trovato in tutti i fenomeni, per esempio, di stanchezza cronica, anche addirittura fenomeni di problemi renali o problemi surrenali. Ok? Anche i dolori ripetuti o anche fenomeni che hanno effetti sulle materie dure, sulla colonna vertebrale, sulle ossa, generano uno squilibrio di allarme numero uno. Anche le famose asimmetrie scomposte. Se voi avete notato, in tutti i posti dove c'è una cultura economica e si vive per lunghi periodi situazioni di difficoltà e di instabilità economica, trovate tendenzialmente le persone un po' storte. Le asimmetrie scomposte. È impressionante quanto l'ingegneria sia così esaustiva, no? Quindi, questo è un impianto che tutti abbiamo. Sarebbe interessante che ognuno, no, si chieda, per esempio, come sta il mio impianto di stabilità? Sono una persona che si sente stabile? No? Non sono stabile? Quindi chiedetevelo poi, no, per la vostra conoscenza di voi stessi. Quindi, anche, no, tutto quello che può contribuire ad un impianto ingegneristico come il nostro per conferire maggiore stabilità rientra in un'ottica appunto positiva. Se ci sono domande, fatemele. Non chiedo molto, sono 20 euro a domanda. Se volete un pacchetto si può fare uno sconto, giusto per vedere quanto incide, no, sulla vostra instabilità. Ok, punto numero 2. Il punto numero 2 ha a che fare, per esempio, in questo elenco, no, di elementi cardine dell'ingegneria umana, con gli organi riproduttivi. Non guardate esclusivamente la location del punto numero 2, organi riproduttivi, zona lombare, e ha a che fare proprio con il piacere. Il punto numero 2, il senso del piacere, che è un po' legato, che io leggo spesso anche col senso della conoscenza, no? Cioè, per esempio, per fare un parallelismo, no? Voi tutti siamo dotati un po' dell'impianto della coda. Avete notato che anche voi avete una coda nel coccige? Ok? Ecco, quel tipo di impianto, ecco, io spesso dico, prendiamo come riferimento un cane. Avete notato la differenza nel comportamento, nel movimento della coda quando il cane è felice e quando invece il cane è molto triste o impaurito? Avete notato la differenza? Bene, in un certo senso questo si riconduce anche alla nostra ingegneria. Noi abbiamo un'ingegneria che è molto sensibile a quando riusciamo a vivere una vita molto divertente, molto propositiva, in cui quotidianamente abbiamo degli spazi nostri per giocare, che per gli adulti magari può essere per avere delle forme di godimento, delle forme di piacere. Tutti abbiamo
abbiamo un'ingegneria in cui nelle 24 ore, il discorso delle 24 ore dovrebbe essere molto importante soprattutto per chi vuole naturalmente fare turismo, no? Perché la natura, ripeto, è molto semplice nella sua complessità, no? Quindi raramente ho notato che si è compreso che le 24 ore si dividono in tre blocchi da 8, e 8 è un segno importante, no? Perché ci ricorda l'omega. Vabbè, lasciamo stare. Comunque, questo punto numero 2, questa parte legata al bacino, tutti noi ce l'abbiamo, e ha a che fare con una ingegneria per la quale noi, senza età, dovremmo avere uno spazio ogni giorno per giocare, per essere un po' più sereni, un po' più propositivi. Ok? Quando invece, per esempio, non possiamo esprimere momenti di godimento, non possiamo giocare, non abbiamo situazioni di confronto e di conforto, secondo voi l'impianto che manifesta? Bravo, c'è una contrazione, c'è uno squilibrio. I sintomi sono, per esempio, tutti per le donne i problemi mestruali, i problemi endocrini legati ad apparati riproduttivi. Per l'uomo, per esempio, faccio un esempio banale, le prostatiti o nei casi più protratti, per esempio, sempre c'è una componente emotiva legata, per esempio, ai tumori alla prostata, sempre. C'è un blocco emotivo sul senso del piacere, sempre. Non sto dicendo che è l'unico fattore, attenzione, parlo di elementi polifattoriali, ma in cui, come diceva lui, no, la ipercontrazione, infatti io spesso dico, no, durante le conferenze dico, sperando di non risultare volgare, controllate la vostra tensione anale. Sembra strana, ma è un elemento importante per capire quanto in realtà il nostro impianto è limitato, chiuso. E molto spesso questo per sensi di colpa, nervosismi, paure, situazioni imbarazzanti, questo genera una richiesta di riadattamento di tutti gli apparati riproduttivi ed è un'ingegneria di cui noi siamo fatti. Al contrario, un bambino, perché voi sapete che i bambini quando eravamo più piccoli eravamo più limpidi, più liberi, no? Un bambino che ha la fortuna di poter esprimere il proprio momento di gioco ha questa zona molto più serena e molto più tranquilla. Ok? Terzo punto, quindi ognuno poi valutasse i propri punti di chiusura e elementi di stress. Terzo punto, collocato più o meno all'altezza dell'ombelico, ha a che fare con gli equilibri di entrate e di uscite, sono i metabolismi, no? Dove converge appunto la sintesi di quello che abbiamo introdotto, e non solo mi riferisco al cibo, che è un elemento estremamente importante in questa ingegneria, no? Perché voi sapete che noi mediamente introduciamo attraverso la bocca tante cose che vengono dall'esterno, ma molti, io sono convinto che il cibo è un elemento importante di questo terzo punto, no? Però ovviamente non è soltanto il cibo una cosa che entra all'interno del nostro corpo, no? Perché secondo voi che cosa entra più del cibo all'interno del nostro corpo? Bravi, aria. Poi, per esempio, in questo momento, a parte l'aria, no, di qui non si sta mangiando ancora, poi non sappiamo se viene fuori qualcosa da mangiare, ma nel complesso, quali sono le altre cose che stanno entrando nel vostro sistema? Esatto, relazioni, luce, immagini, suoni. Quindi, se voi notate, noi abbiamo cinque macrotubi, sono i cinque sensi, che naturalmente elaborano una enorme quantità di informazioni. Ok, enorme, si parla di veramente migliaia di input ogni secondo. Secondo alcune ricerche parliamo
di una frammentazione di 0,016 millesimi di secondo. Quindi abbiamo una quantità impressionante di input che entrano nei nostri sistemi e che naturalmente devono essere gestiti, no? E anche filtrati in funzione di qualcosa. C'è qualcosa, secondo voi, che filtra e genera una sorta di selezione di questa quantità enorme di informazioni attraverso i cinque sensi maggiori? Cosa, secondo voi, consente di sopravvivere ad un bombardamento così enorme di stimoli che entrano dall'esterno? E come avviene, no, Carla, la scelta, per esempio, selettiva di quello che c'è fuori dell'ambiente? Esatto. Cioè, e i bisogni vengono guidati da quale strumento? Voi quale strumento usate per poter capire quali sono i vostri bisogni? Il corpo è lo strumento che fa entrare, no, e fa uscire gli input. Ma se voi notate, noi tutti, inconsapevolmente, abbiamo un potentissimo strumento che in qualche modo si barcamena all'interno di questa enorme quantità di stimoli, perché per esempio io vedo sedie di colori diversi, vedo i vostri movimenti, vedo muovere anche oltre quella parete delle persone che si spostano, sento dei rumori, ok? Cioè, quali sono gli elementi che mi fanno dare più importanza ad alcuni item e meno importanza ad altri? E il cervello è lo strumento che seleziona questi input in funzione di quale chiave? C'è una chiave che poi dopo approfondiremo. Anche quello è interessante, però fondamentalmente tutti ruotiamo attorno a questo direttore d'orchestra a cui poi noi arriveremo, no? Esatto. E il maestro che riesce ad avere potere su questa predisposizione, scegliere che cosa a noi serve, è uno. Chi è il direttore d'orchestra? L'umore è una conseguenza, no? Ma c'è un direttore d'orchestra, c'è qualcuno che ha le bacchette che dice a te, sì, a te, no? Il pensiero. Esattamente. Esattamente, è il pensiero, no? Questa cosa paradossalmente sembra poco consistente, ma io ce l'ho il pensiero, dice qualcuno, ma poi arriveremo a capire che è una bomba, una cosa gigantesca, ok? Però adesso poi lo vediamo, no? Perché è interessante quello che... Ma no, io con questa domanda ho messo in crisi una commissione mondiale di scienziati. Ok, allora, punto numero 3, appunto, è determinato dall'equilibrio delle entrate, no? L'equilibrio delle entrate. Ok, il punto numero 3 è la convergenza di queste entrate e di queste uscite vengono metabolizzate da un sistema che tutti noi abbiamo, perché per esempio guardate il cibo. Il cibo è un pacchetto di cose materiali che entra attraverso la bocca e viene inizialmente frantumato, perché tutto intero non lo posso elaborare, mi servono solo alcune cose di questo cibo. Quindi io le seleziono frantumandole e la frantumazione continua in quello che è il processo metabolico. Poi alcuni sono deputati a prendere quello che non serve per tirarlo fuori, per buttarlo via. Altri sono deputati a prendere quello che serve per tradurlo in una parte della forza che serve a me per poi sopravvivere, vivere e fare altro. Ok? Tutti voi siamo dotati di questo impianto di equilibrio. Che succede quando le entrate e le uscite sono in squilibrio? Quali sono, secondo voi, i sintomi di questo punto squilibrato? Obesità, bravo, eccesso di magrezza, problemi endocrini. Per esempio, un organo molto deputato allo smaltimento dei rifiuti, qual è? Fegato, intestino, effettivamente il pancreas è un elemento molto importante nel processo degli organi emuntori, no? Però diciamo che quando in qualche modo entrano troppe cose brutte, più cose brutte rispetto alle cose belle, no? O per noi, il sistema, soprattutto in questo punto, va in tilt e naturalmente chiede a noi di fare il punto della situazione e di determinare ovviamente un processo di
maggiore riequilibrio, no? Quindi, per esempio, adesso, sempre sommariamente, abbiamo capito che l'obesità, per esempio, è un eccesso di cose brutte inchiodate nell'impianto. E questo eccesso di cose brutte può essere ovviamente anche uno squilibrio, per esempio una quantità di calorie, anche se la caloria, no, è una cosa relativa, andrebbe, vabbè, rivalutata. Ma abbiamo capito che le cose brutte non sono solamente legate al cibo, ma sono legate anche ad una quantità enorme di informazioni che possono arrivare dall'esterno. Ok? Quindi un eccesso di brutto, per esempio, può determinare un inchiodamento dell'impianto di riequilibrio. Esatto. Esattamente. Esattamente. Sembra paradossale, ma per esempio un impianto di equilibrio gode molto, può essere molto, come posso dire, aiutato se le persone si convivono con, non soltanto con cibi buoni, e qui dovremmo discutere sul concetto di bontà, ma anche se per esempio una persona riesce a vivere in un contesto di bellezza. Voi credete nell'importanza della bellezza? No, dico, stiamo cominciando ad associare a questo impianto, quello dell'equilibrio, no, posto nella parte centrale dei metabolismi, il concetto di bellezza, no? Ecco, io che sono ovviamente appassionatissimo di questo concetto di bellezza, e vi domando, no? Secondo voi la bellezza è importante? E che cosa pensate voi della bellezza? Cioè, secondo voi la bellezza che cos'è? A proposito anche di questa correlazione con questo punto del corpo, come la vedete voi la bellezza? Ma prego. Diciamo, da un po' di anni mi sono resa conto, non soltanto su di me, ma sulle persone che poi, insomma, conduco in escursione, che questa ricerca della bellezza, che poi è su vari livelli, no? È sulla natura, ma può essere da un punto di vista di musica, più che ricerca della bellezza, secondo me è ricerca dell'armonia, che Wow! però secondo me è praticamente la stessa cosa. Bellissimo. Guarda, io spero che tu sei consapevole della enorme importanza della tua frase. Sì, no, ma io lo sono, infatti, cioè, chi mi conosce, insomma, ride, lo sa, perché magari le persone sono abituate a vedermi come guida in contesti wild e poi magari mi vedono a teatro con il tacco, l'abito e mi dicono: ma sei la stessa? Per me è la stessa cosa. E molti differenziano la natura con la musica classica e per me è la stessa cosa. Questa è una cosa molto importante. C'è qualcuno che vuole fare domande o vuole dare un suggerimento sul concetto di bellezza? Vai, Carla. Ah. Cioè, quello che dice Rossella è una cosa estremamente importante ed è collegato a questo terzo punto di cui noi stiamo parlando. Veramente la bellezza un po' coinvolge tutti i punti, no? Per esempio, settimana scorsa, come diceva Carla, sono stato alla Camera dei Deputati perché un onorevole ha scritto una proposta di legge per la modifica dell'articolo 1 della Costituzione perché vuole introdurre il concetto di bellezza. E naturalmente ha saputo, tramite un altro onorevole, no, dei miei studi sulla bellezza, e mi ha chiesto se potevo andare per un confronto con lei, con lo scopo di poter eventualmente progettare delle conferenze per dare importanza e valore a questa cosa che non è casuale. Cioè la bellezza è una proporzione matematica, che io personalmente riconduco molto ad un numero,
no? Tu lo sai, la sezione aurea, no? L'1,618033988887, che naturalmente sancisce delle proporzioni, cioè il nostro volto, la nostra bruttezza o bellezza, ruota molto attorno a delle forme geometriche. Il concetto di forma non è secondaria, perché anche gli amminoacidi hanno una loro forma, una struttura chimica, anche le molecole dell'acqua hanno una struttura di unione, di legame molecolare, e non è una cosa secondaria. Cioè, per chi magari vuole approfondire può scoprire un mondo sul concetto della bellezza, così come Michelangelo, quando ha proposto le sue opere, le ha orientate su un concetto matematico di bellezza. Ecco, sappiate che tutti noi siamo dotati di un'ingegneria che, chi più, chi meno, è sensibile a queste proporzioni. Per cui, per esempio, no, quando uno si interfaccia con un posto naturale molto bello, all'interno di una rosa, all'interno di un gruppo di foglie, inconsapevolmente il sistema riconosce una proporzione matematica, no? Anche sul volto di Brad Pitt, purtroppo, si evidenzia una proporzione matematica, no? Ecco perché magari, George Clooney, ecco perché voi donne magari al di là della gradevolezza personale, però è più facile che se per esempio ci fosse qui George Clooney e di fianco io e vi dovessi proporre scegliete con chi conversare o chi osservare, sento che la vostra natura sarebbe orientato sulla sezione aurea, mannaggia la marena. No? Quindi dovrei in qualche modo ottemperare con qualche parola con la proporzione aurea, ma sarebbe dura. George Clooney richiamerebbe di più. Ma è lo stesso processo per cui le api impollinano i fiori più proporzionati. Cioè le api non sono stupide, vanno per esempio a privilegiare, come voi con George Clooney, loro con i fiori più proporzionati. Ecco, il concetto di proporzione è un concetto legato proprio al punto numero 3, al sistema 3, che è l'equilibrio. Okay? Un altro punto importante, che collochiamo più o meno all'altezza del cuore, ha a che fare con il quarto punto, che è, io lo chiamo il punto del dare. È la parte un po' più esterna, quella legata alla nostra condizione affettiva. Tutti abbiamo un impianto in cui tendenzialmente siamo orientati a dare, siamo orientati a produrre, no? Che poi è quello che tecnicamente si riorienta all'aspetto affettivo. Quindi non è un caso che nella storia le sofferenze d'amore, no? Il distacco da persone care, l'allontanamento dei nostri cari, della nostra amata, dei nostri figli, del nostro papà, della nostra mamma, spesso vengono ricondotti a problemi di cuore, no? Esattamente, bravo, il plesso solare, esatto, ecco. Tutti abbiamo un'ingegneria per cui se in teoria siamo innamorati, amiamo, odiamo, condividiamo, no? Non solo persone ma anche appunto situazioni, il nostro impianto del plesso solare è radiante, no? Emana molta più luce ed è misurabile, eh? È misurabile proprio in processi di bioluminescenza, cioè sono convinto che fra qualche anno noi avremo degli strumenti veramente avanzati, ne abbiamo progettati alcuni ma ne stiamo progettando diversi per quantificare la bioluminescenza, quindi secondo me, sì, esatto, sulla scorta dell'effetto Killian abbiamo elaborato diverse formule, i russi su questi sono molto, molto, molto avanti. Sì. Quindi se disponessimo di questi strumenti, adesso per esempio noi potremmo passare in questa gabbia di misurazione e vedere quanto amiamo sul campo, e lì si mente poco, no? Quindi speriamo di tenere questi strumenti da parte, così almeno possiamo fingere, no? Con le parole. Ecco, tutti però abbiamo questo impianto di dotazione. Per esempio, quali sono gli effetti di uno squilibrio di natura affettiva su questo quarto punto sul plesso solare? Secondo voi, quindi sofferenze per amore, distacco da persone care, che tipo di segnali possono dare, per esempio? Brava. 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 Bravissima. Bravissime, infatti per esempio sono legate, sempre troviamo una correlazione anche con
gli squilibri respiratori con, per esempio, allergie, asma, no? Come correlato emotivo. La nostra ingegneria, per esempio, spesso presenta questi tipi di sintomi nel momento in cui l'impianto di entrate e di uscite, no, determina un eccesso troppo positivo o un eccesso troppo negativo. Ok? Io, man mano che iniziavo a studiare queste cose, sperimentavo, io ero in una fase della vita veramente molto negativa e mi dicevo, caspita, tutti i miei impianti sono squilibrati, mi ricordo. Esattamente, no? Questo, infatti il concetto dei chakra, per esempio, ho studiando, no? Sia la cultura orientale, sia quella occidentale, perché per avere più o meno una visione d'insieme, no? E poi curare lo stress, ho dovuto approfondire un po' entrambi i mondi, perché la cultura orientale è molto più sensibile alle visioni d'insieme, mentre noi occidentali, olistica, noi occidentali siamo molto più bravi nella micro-osservazione, no? E tante volte sembrano due cose diverse, ma questo è il momento proficuo affinché queste visioni generiche e specialistiche si possano unire e viene fuori qualcosa di molto interessante. Ed è quello che sta avvenendo, perché questo, sappiate, è un momento scientifico bellissimo, no? Che viene un po' offuscato dal concetto di crisi, dal concetto di paura, no? Che va a toccare spesso le nostre insicurezze, non ci fa giocare, però a livello scientifico sappiate che stiamo assistendo ad una rivoluzione culturale gigantesca, ed è quella che io oggi, no, anche sembrandomi un po' rompiscato, le vorrei tentare di iniettare nel campo turistico, perché sono convinto che così come nella politica, così come nella medicina, così come nella psicologia, il concetto di bellezza deve entrare, ma veramente in prima fila nel campo turistico, in tutti i suoi correlati, no? Quindi, voglio dire, è una cosa molto importante. Il quinto punto, che più o meno identifico nella gola, nella cervicale, no? Ha a che fare con un punto il cui impianto di stress è legato alla nostra capacità di poter esprimere quello che abbiamo da esprimere, anche attraverso la nostra organizzazione. Cioè, se io sono organizzato nella settimana, nella giornata, in modo tale da poter esprimere quello che ho da esprimere, questo impianto va bene. Quando invece questo impianto non va bene, per esempio, quali sono i sintomi che potremmo avere quando questo impianto se ne va, lo posso dire, alle cozze? Tanto qui ci capiamo, siamo in Puglia, a Milano non lo posso dire mai. Quindi quando questo impianto se ne va alle cozze, ma quali sono i sintomi? Problemi alla gola. Scusami? Esatto. 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 Cervicale, muscolare, ma anche per esempio della tiroide. Questo è molto sensibile. Cioè, io personalmente in questi 20 anni di esperienza ho ormai matematicamente correlato questi disturbi con i disturbi endocrini. E impressionantemente, per esempio, la somatica del corpo lo dichiara, eh? Cioè io basta guardarvi, io vedo chi di voi ha ciascun impianto in squilibrio, eh? Come volete, come volete, come volete. Lo sa Carla, mi conosce, è così, ma non è una questione di magia, è una questione di forma e di correlazione, no? Nel senso che il corpo umano, attraverso le forme somatiche, è un libro aperto. Il DNA si esprime molto con le forme del corpo. La forma rappresenta appunto una proporzione matematica ed è potentemente esaustiva. È questo che mi aiuta a fare le diagnosi e le terapie in pochissimo tempo, perché osservo, ma non è una magia, è una questione di esperienza, no? Ora, al di là di questo, quindi, quando io non riesco ad essere organizzato, non riesco ad esprimere il mio talento, non riesco ad organizzarmi in base al talento, non sono capito, non riesco. Infatti, quali sono i momenti in cui un essere umano, per esempio, inizia a presentare ripetuti mal di gola? Quando, secondo voi, è un momento molto critico nella fase di vita di un essere umano in cui inizia a presentare
Problemi di mal di gola? Ha detto il bambino quando va all'asilo, no? Effettivamente la scuola, soprattutto le prime interazioni sociali, rappresentano una forma naturalmente di contatto molto impegnativo, no? In cui uno ha paura di esprimersi, di sbagliare, casomai mi rimproverano, e questo influisce parecchio nell'equilibrio proprio dell'assetto endocrino, soprattutto nell'ambito della tiroide. Okay? Questo è un elemento importante anche per quanto riguarda la capacità di organizzare il proprio talento nell'arco della settimana. Okay. Poi, punto numero 6, questo lo troviamo più o meno vicino agli occhi, no? Quello qui più o meno, no? Ed è un punto molto sensibile nella osservazione della propria capacità di conoscere la direzione dove noi rivolgiamo la nostra intenzione. Il 5 lo chiamiamo organizzazione e il 6 la chiamiamo direzione. Direzione. Quindi tutti siamo dotati di un impianto direttivo che la natura ci ha posto a cautela vicino agli occhi ed è quello che in molte culture è considerato il terzo occhio. Okay? Determina dove noi dobbiamo andare, qual è il nostro indirizzo. Ed è naturalmente legato alla nostra capacità di conoscere noi stessi. Infatti tutto il perno dell'ingegneria umana, io personalmente la faccio ruotare su questo punto, perché uno degli elementi più critici, quello che poi naturalmente mi aiuta a capire quando la persona è perché una persona è sbandata, è la sua non conoscenza di sé. Personalmente in questi 20 anni ho capito che veramente tutto si riconduce a questo equivoco. Cioè, quando uno non conosce sé, iniziano i guai. E la conoscenza di sé è un elemento importante che addirittura presenta delle note distintive già al primo minuto di nascita. Quindi ho scoperto, studiando, lavorando con centinaia di migliaia di persone, che effettivamente tutti noi siamo dotati di un impianto generico, di macro direzioni, all'interno del sistema dell'impianto. E questa è una cosa molto importante, perché quando mi ricordo studiavo a Padova all'università, c'era un po' avvertivo io un po' di confusione fra il concetto di essere nati con qualcosa dentro o prenderlo tutto da fuori. Quindi congenito o appreso, appreso o congenito. Quindi quello che ho capito è che tutte e due sono elementi importanti, ma secondo me andrebbe molto rivalutato il concetto inside, quindi tutti noi abbiamo un microchip interno che definisce delle macro direzioni e quando lo stesso protagonista, noi, non siamo al corrente di queste nostre macro direzioni, sono guai seri. Cioè ho capito che tutti i problemi, al di là dei fattori esterni, sono riconducibili ad una mancanza di conoscenza di sé. Bravissimo, perché bravo, bravissimo, perché questo genera conflitto, bravo. Prego. Per questa domanda, diciamo, tipicamente, prettamente psicologica, ci sarebbe una potenziale via d'uscita da questi esercizi, magari in modo, sì, diciamo, riscoperta di sé? Non lo so, sì, come lo posso, non so se ho reso l'idea. Non so. No, la tua è una domanda molto intelligente, perché io per esempio sto dedicando tutta la mia vita, sto spendendo una quantità enorme di sforzi a livello economico, a livello temporale, cercando di racimolare, no, un connubio di ricercatori come me da più parti del mondo. E innanzitutto stiamo cercando di capire come identificare il talento umano all'interno di osservazioni scientifiche e oggettive e poi come aiutare ognuno a ricollocare il proprio progetto di vita all'interno naturalmente di un proprio equilibrio. Ci sono tante, abbiamo individuato, io per esperienza utilizzo tante modalità per aiutare una persona a tornare in equilibrio, tante, dal movimento fisico, il movimento fisico è uno strumento potentissimo per riallineare, infatti non è un caso che la malattia, per esempio gli americani la chiamano disease, cioè dissociare, non associato, questa è una cosa stupenda, io quando ho scoperto questo termine l'ho trovato geniale,
Geniale. Infatti il processo di guarigione passa da un riallineamento. Il movimento fisico è un ottimo strumento. Io personalmente utilizzo anche il lavaggio energetico emozionale, utilizzo diversi strumenti. L'alimentazione è un ottimo strumento di riallineamento, ma pure il contatto con la natura, ma pure, non mi fate scoprire troppo le carte, il turismo. Ok? Io non voglio tirar fuori ciò che io penso del turismo, perché poi vorrei, da cattivo, vorrei mettermi in difficoltà nella fase 2 della giornata, vorrei che tutti, per conto proprio, in gruppo, cercassimo di mettere a fuoco i nostri naturali talenti ed estraessimo da questa Puglia e da questo turismo qualcosa che possa realmente soddisfare uno o più di questi impianti. Oh? Però diciamo che tutta la mia vita, come ti chiami scusa? Giuseppe, me l'hai detto prima, tutta la mia vita è destinata a aiutare me e le persone che incontro e i gruppi al riconoscimento del talento e allo sviluppo del talento. Per me questa è la chiave delle chiavi. E la cosa bella è che ho le prove scientifiche e matematiche che tutti qui dentro, tutti voi avete delle cose importanti e preziose da dare. Non lo dico per dire, sai, sì, adesso fai il pampanone per dire tutti siamo... No, cioè ho le prove scientifiche che il sistema, quel blueprint di cui vi parlavo, no? Big Bang, elementi che poi si aggregano, non fa nulla per caso. Quindi ogni essere umano, indipendentemente dalle risorse o dai limiti che presenta, è propedeutico al sistema. Non so se mi spiego. Quindi ognuno viene per generare qualcosa che serve al sistema. E sono convinto che questa è la vera rivoluzione culturale dei prossimi anni. Il fatto che l'uomo capisce che la collettività è composta da elementi utili al sistema, no? Perché voi sapete che l'opposto del fatto di sentirsi utile, qual è? Sentirsi inutili. No? E voi sapete che, per esempio, l'inutilità è un fenomeno molto diffuso. No? Secondo voi il mondo, i 7 miliardi di persone che popolano questo mondo, no? Mediamente nei paesi civilizzati, si sentono utili o si sentono inutili? Sì, sì. Sono d'accordo con te, però se me lo permetti, prima di passare avanti e vedere un po' le diverse culture e quanto il concetto magari religioso può influire, io vorrei accertarmi che tutti assieme siamo consapevoli di quanto il fenomeno del sentirsi inutili sulla Terra sia un fenomeno potente. Cioè, è una cosa seria quello che vi sto dicendo in termini di quantità e di importanza dell'argomento, no? Sapete perché vi dico questo? Poi lo collegheremo al turismo. Voi sapete che la salute del mondo è coordinata da un ente pubblico che è l'Organizzazione Mondiale della Salute, no? L'OMS. Questo OMS, conoscete l'OMS voi? Ok. L'OMS ha un capo, un direttore, no? Un coordinatore, una donna, è orientale, si chiama Margaret Chan. E lei si interfaccia nella raccolta dei dati, è quella che adesso sta coordinando un po' la visione di Ebola, dice attenzione, cerchiamo di, no? È l'ente coordinatore di tutti i ministeri della salute. Ecco, sapete Margaret Chan riguardo, per esempio, allo stato della salute mondiale, che cosa comunica riguardo al fatto di sentirsi inutili? I dati ufficiali, cercateli se avete voglia e tempo, comunicano che uno dei fenomeni potenti quanto il tumore, più potenti del tumore, più potenti di Ebola, è il mal di vita. Il mal di vita. Cioè, lei ha detto, guardate che questo mal di vita, sembra strano, ma nei paesi industrializzati si sta diffondendo la paura di vivere, il terrore di vivere. E questo sì, naturalmente, è legato al fatto che abbiamo cattive abitudini e queste cattive abitudini poi portano a fare delle cose sbagliate per la nostra ingegneria. E questa ingegneria tante volte fa sì che noi moriamo anticipatamente, nonostante i nostri impianti potrebbero stare di più, e viviamo tenendo gli impianti in squilibrio quando potremmo vivere la vita un po' più serenamente. E l'ambiente fuori tante volte non ci aiuta a tenere l'impianto in equilibrio. Uno dei punti cardine di questo tipo di squilibrio io lo riconduco
io lo chiamo la mamma dei fiori, cioè da questo dipende moltissimo tutto il resto. Perché se una persona, no, conosce se stesso, sa che cosa lui ama, che cosa lui vuole, dove vuole andare, qual è la parte che vuole sviluppare, è molto più semplice che il suo sistema endocrino e tutti gli allarmi che abbiamo appena accennato si mettano un po' più naturalmente in equilibrio. Ecco, secondo voi la conoscenza di sé, no, che, ripeto, è centralizzata in questa parte, quali sono i sintomi di uno squilibrio, per esempio? Mal di testa, oppure problemi, esatto, gli occhi, oppure le orecchie. Ok, quindi quando voi trovate, per esempio, problemi di orecchie, voi dite, ma io mi sono raffreddato. Sì, sicuramente il contesto esterno influisce, figuriamoci, no? Parliamo sempre di polifattori, ma si introduce questo elemento nuovo, l'aspetto emotivo. Spesso sono correlati, no? Infatti ti ricordi all'inizio, è una bella domanda, all'inizio vi dicevo che il punto numero uno è spesso collegato col 6, perché molto spesso da quello che io direziono e da come vedo l'orizzonte riesco a trovare contesti più o meno stabili. Quindi c'è una forte correlazione fra le mie scelte, l'aderenza con la mia coerenza, armonia, appunto, e la stabilità. Per esempio, quando una persona individua la propria direzione e riesce ad organizzare la propria vita mettendo più o meno, no? Almeno nella sufficienza, più o meno, questi impianti, qual è l'effetto che voi individuate dall'esterno? Come si fa velocemente a individuare una persona che ha trovato più o meno la sua direzione? Scusami? La vitalità può essere un indice, ma ce n'è un altro, secondo me, ancora più facile da individuare. La salute e la forma può essere un indice, ma ce n'è un altro ancora più geniale, secondo me, per individuare quando esiste una sorta di armonia. Bravo. Entusiasmo e carisma. Entusiasmo. Sapete cosa vuol dire entusiasmo? En teos. Esattamente, bravo. All'interno del contatto con Dio, cioè l'opposto del dissociato, l'entusiasmo vuol dire sei collegato. Quando una persona ha entusiasmo, l'entusiasmo è ancora più sottile, più raffinato, perché una cosa è la contentezza, ho fatto 13, ho vinto dei soldi, una cosa è l'entusiasmo. L'entusiasmo è vibrante, è caldo, è profondo, è strutturato, è pieno. Non so se vi trasferisco, no? Quanto il concetto di entusiasmo sia generatore di luce. È solo l'aderenza fra una direzione coerente ed un sistema più o meno strutturato può generare questo tipo di effetto. Volevo dire, il limite della scienza, non so, della medicina o altre in genere, è che probabilmente vogliono scoprire qualcosa che è esterno a noi e non riconoscere semplicemente questo ordine naturale. Bravo, bravissimo. Sono d'accordo con te, infatti questa è la mia personale piccola, chiamiamola, no, l'impegno fino a quando non lascerò questo corpo, stimolare gruppi di ricerca che possano ricondurre tutte le attività, compreso il turismo, all'interno del rispetto della natura umana, no, perché voi sapete che per esempio il dogma scientifico, no, nel 1650, quando si è diffuso la visione scientifica, quella fatta di sperimentazioni, prove ed errori, è veramente clamoroso andare a beccare che tutto il popolo che vuole seguire l'approccio scientifico ha votato proprio fedeltà al dogma di controllare e dominare la natura. Questa è una cosa molto pericolosa, noi dovremmo al contrario, no, sciogliere questo dogma e rispettare e conoscere la natura di cui noi stessi siamo fatti. Come possiamo noi, che siamo fatti di natura, tentare di dominarla? Se noi siamo fatti di natura, come fai? Se no ti autodomini e non va bene, non è una cosa equilibrata, no? Quindi il concetto di armonia è un concetto fondamentale e, come dici tu, è inside, poi outdoor. Infatti, se provate ad andare nei libri di biologia, io ero a fare una conferenza a Cagliari, ero all'interno di uno studio di un dentista
e mentre lo aspettavo, ho visto il libro di biologia, l'ho preso ed era nella prefazione, questo autore del libro nella facoltà di medicina, era biologia, questo autore identificava il concetto di cellula, no? E diceva la cellula è appunto un corpo autonomo capace di autodeterminarsi, per poi autoregolarsi, per poi attuare un processo interattivo con l'ambiente esterno. Quindi il concetto di una cellula, di autodeterminarsi, cioè conosco me stesso, è fondamentale per attuare un processo di scambio con il mesenchima, con l'ambiente esterno. Non so se mi spiego. Quindi laddove qui dentro abbiamo, voi notate che per esempio abbiamo un senso di disorientamento e di mancanza di conoscenza di noi stessi in funzione di una società che non ci aiuta, perché questo fatto che la società è depistante è un elemento cardine in questo processo di riequilibrio, correte ai ripari, cioè fate qualcosa perché l'elemento cardine è capire chi siete. Questo è un elemento fondamentale. E oggi... Esattamente. Ma se voi notate, come dicevi tu, la scala dei valori, dal percorso scolastico in poi, no? Anche quando voi andate fuori o accendete la TV oppure acquistate un pacchetto turistico, molto spesso, gli operatori vi vogliono vendere cose luccicanti esterne. Non so se mi spiego, questo è un passaggio importante, se ve la spiego male perdiamo un sacco di elementi. Poi torniamo. Allora, seguendo questa ingegneria, se io ce l'ho fatta, non so se ce l'ho fatta, trasferirvi un po' alcuni trucchi, sono arrivato e mi sto soffermando sul punto 6, che ha a che fare con un pulsante, che è quello che ognuno di noi dovrebbe incuriosirsi sulla cosa più preziosa, più importante di cui è in possesso per tutta la vita, cioè la conoscenza di se stessi. Questa conoscenza di se stessi è stata nascosta all'interno della forma del vostro DNA. Quindi questo acido desossiribonucleico in realtà è un libro e questo libro in realtà si trasmette attraverso le forme. Cioè, per esempio, una delle forme più rappresentative che io vedo è la forma del vostro orecchio. L'orecchio è un riassunto di quello che il libro ha scritto all'interno della vostra struttura, che conserva dei segreti, tra questi dei talenti. Ok? Allora, nel momento in cui io comincio a capire che ogni persona c'ha dentro un ben di Dio e ha un libro nelle staminali, se io vendo, per esempio, la Coca-Cola o se io vendo la Fiesta, dovrei chiedermi se la Fiesta disturba il libro dentro il DNA oppure non lo disturba, se favorisce il riequilibrio e l'espressione di questo libro oppure no. Non so se mi sono spiegato. Quindi la cosa più preziosa di cui l'uomo è in possesso è un equilibrio, un'armonia interna che nel corso della vita dovrebbe riuscire lui stesso a riconoscere e in qualche modo a sviluppare ottimizzandola attraverso delle opere e missioni. Non so se mi spiego. L'ambiente esterno spesso non ti dà tempo di fare questo lavoro, no, interno, perché ti stimola e pizzica quei cinque sensi con un sacco di luccichio. E noi siamo molto spesso protesi a mi devo laureare, mi devo... No, ieri incontravo una ragazza, per esempio, di 24 anni, guardandola mi sono subito accorto che era una ricercatrice, quindi si vede dalle orecchie, dalla costituzione, che è nata con il cervello anteriore destro sviluppato, per cui una che in teoria deve andare verso l'innovazione, verso la riservatezza, verso lo studio di più discipline, cioè riconosco il talento perché appunto il corpo me lo indica. E me l'hanno portata perché ha dei problemi di salute e il suo fidanzato, che è un caro amico, mi ha detto Alessandro, come ti dicevo, lei ha bisogno di aiuto, ma di cosa ti occupi? Studio a Bari, e cosa fai? Faccio, mi ha detto, una laurea che è tipo scienza dell'educazione. Ma come hai scelto questo? Perché, ha detto lei, ho fatto la facoltà per infermiera, ma poi dopo ho lasciato a Pisa. E come sei andato a questo percorso di studi? No, perché ho chiesto, ho detto, ma dove ci può essere lavoro? Allora mi hanno detto dei parenti, vai là, perché Bari è vicino, comunque si può trovare
Ma tu di cosa ti occupi? No, mi sto per laureare, triennale, devo assistere lo psichiatra o lo psicologo nella definizione dei piani di terapia per le persone che hanno difficoltà. Detto io, un codice eremita, una costituzione riservata che ha a che fare con disabili, con difficoltà. Ma quando tu hai a che fare con persone che hanno problemi, ti senti a tuo agio? No, lo faccio perché lo devo fare, però è chiaro, sono un po' a disagio. E il corpo ha cominciato a manifestarmi segnali di stress. Non so se vi trasferisco quanto la sua non conoscenza di sé, stimolata da condizionamenti economici e professionali, la sta alterando, generando in lei una quantità di stress enorme. Cioè, quindi lei sarebbe molto più proficua in altri contesti, ma spinta da un contesto sociale sta deformando la sua potenzialità talentuosa in un contesto che non è coerente, armonioso con la sua costituzione. Quindi il danno di non sapere e conoscere se stessi è un danno gravissimo. Volete sapere un altro aspetto dove questo danno può generare veramente un sacco di problemi nella vita? Quando uno non conosce se stesso, spesso si mette in coppie. Cioè, realizza coppie, loro dicevano disfunzionali. Cioè, se io non conosco me, non riesco a scegliere il partner e molto spesso mi trovo all'interno di storie affettive in cui naturalmente si inaspriscono le diversità. No? Arrivederci, salve. No, e quindi questo naturalmente genera, vedete quanto è importante questo punto numero 6, eh? Ok, è fondamentale. Ok. Quindi è centrale, poi lo vedremo in tutti gli ambiti turistici. Ora, ordine numero 7, punto numero 7, quello che si trova un po' sopra la testa, e ha a che fare proprio con la nostra capacità, io dico, di scrivere su Google Life, che è appunto la nostra capacità di selezionare attraverso il pensiero la direzione di quello che noi desideriamo. Esattamente, il punto della sintesi che io tendo a ricondurre al desiderio. No? Tendo a ricondurre al desiderio perché alla fine la selezione di quello che noi dobbiamo fare anche nell'ambito di questo incontro è ovviamente ciò che desidero. Quindi, conoscendo chi sono e avendo una direzione, avendo un'organizzazione, producendo, mettendo equilibrio nel sistema, alimentandolo di piacere, in una condizione stabile, in teoria io naturalmente devo essere guidato dai miei desideri. Ok? E il desiderio è appunto quella capacità del pensiero di selezionare quello che è propedeutico a me. Esattamente, esattamente. E questo è il guaio. E questo è il guaio. Brava. 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 No. Brava. No, aspetta, aspetta, perché da 20 anni che sto lavorando, aspetta. Non mi ammazzare così, ho delle soluzioni. Aspetta, aspetta perché è una soluzione, eh? Cioè, esatto. Come ti chiami, scusa? Lidia? Lidia, sono d'accordo con te, adesso approfondiamo questo. Io ho fatto preparare un po' di bazooka e un po' di fucili fuori perché sapevo che alla fine. Oh, quindi io sono qui per aizzare una guerra, quindi alla fine poi gli organizzatori vi doteranno, se volete, no? Di scudi e di armi, perché dobbiamo valutare l'ipotesi di uscire da qua e ammazzare tutti, è una possibile alternativa. Io vi propongo anche di valutarne altre prima di ammazzare, valutiamone alcune, però condivido pienamente e ti dico di più, personalmente. Il desiderio appunto di andare a studiare e di approfondire queste cose da un punto di vista scientifico per poter essere accreditato a parlare in gruppi di ricerca importanti. Io ho avuto la fortuna e ho la fortuna di lavorare in gruppi di ricerca importanti, no? Che adesso
partiranno con delle iniziative che poi ti dico prima di fare la guerra, mi ha permesso appunto di comprendere che la cosa è molto complessa, sono d'accordo con te, no? E una delle cose che ho fatto, Lidia, per esempio, dopo aver capito l'ingegneria umana, perché per me questo è il master, il punto di riferimento, perché volevo capire l'ordine di cui io sono fatto, no? Prima di andare fuori a vedere come fare guerra, ho dovuto studiare per esempio il sistema bancario e l'ho studiato in maniera approfondita e ho scoperto delle cose clamorose, no? Infatti, dico, sistema più che bancario, finanziario, no? Se voi approfondirete questi elementi, no, scoprirete per esempio una cosa divertentissima quanto drammatica, è la nascita e la diffusione dell'utilizzo dei correlati al denaro, che sono importanti rispetto a questa ingegneria, no? Sì, ma poi magari lo approfondiremo dopo, no? Ecco, tuttavia, ripeto, qui ho scoperto, come dice Lidia, che la situazione è talmente disorganizzata, cioè c'è un'organizzazione volontariamente disorganizzata. Bravo. È una disorganizzazione ben organizzata. Bravissimo. Allora, l'unico strumento, Lidia, che io vorrei proporvi prima della guerra, no, prima di ammazzare tutti, è quello che è definito, per esempio, nei testi sacri come l'arca di Noè. Sapete la traduzione dell'ebraico antico, dell'arca? Sapete cos'è l'arca? È la conoscenza, è il piano della conoscenza. Quindi l'unico strumento incontrollabile, assieme alla guerra e ammazzare tutti, è sapere. In tre fasi che c'è la conoscenza, la consapevolezza e la responsabilità, che sono i principi dei Boy Scout, no? Quindi prima uno deve sapere, quando poi sa e prova e vede che la sapienza funziona, vuol dire che ce l'ha dentro, inizia a consapevolizzare, allora poi passa alla fase in cui vuole condividere ed inizia la fase, no, di entusiasmo. Quindi se non c'è però conoscenza, quindi quando mi sono trovato per esempio a parlare con ministri della salute, no, a tavola, approfondendo alcuni temi, se non avessi conosciuto il funzionamento per esempio delle forme epiteliali del sistema immunitario, mi avrebbero fregato. Allora dovevo conoscere bene il sistema immunitario per correlarlo per esempio con quello energetico. Quindi quando io parlo per esempio di forza che anima un sistema, quella che volgarmente definita anima, se non avessi la fisica alle spalle sarei fregato, se non avessi studiato in maniera approfondita che cosa voleva dire Newton, cosa voleva dire Maxwell, cos'è la relatività di Einstein e correlarla con l'infinitamente piccolo, con la fisica quantistica, sarei fregato, no? Quindi l'unico strumento è la conoscenza. In assenza di conoscenza, veramente i fucili sono un'alternativa. Lo scopo, per esempio, che io da questo momento in poi, fra poco verrà fuori un libro, pubblico prossima settimana il primo libro, ma poi inizierò una serie di convegni, di iniziative, è quello di stimolare persone, magari come te, già orientate su questi argomenti, per poter unire le forze. In quanto la soluzione è che iniziamo ad introdurre nei vari segmenti della società, anche economica, una parolina che si chiama etica, ma riempiamo l'etica di conoscenza, perché l'etica senza che io conosco queste cose non ce la fa. E in più l'etica, cioè se noi introducessimo per esempio che quello che io vorrei oggi nel piccolo stimolare a fare nel turismo, l'etica, quando tu fai qualcosa la devi fare eticamente, vuol dire che la devi fare benissimo. Quindi se uno fa, qui si conosce la frisa, La frisa, no? Le friselle. Tu fai la frisella, la devi fare bene. Dici, ma la frisella col pomodoro? Mangiati un pomodoro, ma di qualità. Quindi uno dei modi che noi analizzeremo nel prossimo futuro è selezionare quelle persone che fanno il pomodoro, ma il pomodoro buono. È un'etica condivisa, perché se so che tu fai il pomodoro buono perché hai
passione, entusiasmo, enteos nel fare il pomodoro e io so che tu ce l'hai, se ho un euro compro il tuo pomodoro. Non so se mi spiego. Poi lo approfondiremo meglio, ma questa è la chiave dell'incontro di oggi, che secondo me potrebbe in qualche modo essere un piccolo sostituto di quel tipo di guerra di bazooka. Fantastico. Brava. Bravissima. Brava. No, ma dobbiamo... Difficilissimo. Difficilissimo. Sostenibilità, etica, ambiente, salute, sicurezza e tutto il resto. Quante ne ho viste di aziende che lo facevano non per il bollino, ma lo facevano realmente? Brava Lidia, brava. Per quello ti dico che... No, una delle cose che troverai nel libro è una proposta che è un po' una provocazione della certificazione umana. Ah, bello. Ok? Per fare in modo per dire, ma tu sei certificata, ISO? No. E allora, ne capisci di computer? No. E allora, diceva, ecco, la certifica, perché io vedo le macchine, le automobili, che ogni 2 anni fanno il collaudo. E io dico, ma perché le persone non fanno il collaudo? Perché mi devo trovare in circolazione persone scollaudate? Ok? Lo troverai nel libro. Per dire quanto è arrivato il momento in cui nella difficoltà, nella limitatezza, nei problemi, ma... L'unica cosa che ho capito seguendo il processo di blueprint è l'aggregazione di persone che hanno la conoscenza e la consapevolezza. Lì la cosa diventa molto interessante. Cioè pensate se questo gruppo di oggi, no, si unisce al gruppo di Milano, che si unisce al gruppo di Roma e cominciamo a creare un gruppo che magari attraverso il web si identifica, questo è il progetto che sto attivando, cioè persone che iniziano innanzitutto a fare la rivoluzione nella conoscenza del proprio DNA, perché se tu prima di ammazzare fuori ottimizza e certifica l'unione fra l'energia che ti anima e quello che tu fai attraverso un miglioramento del tuo desiderio, e questo è il trucco, cioè questo tira fuori dalla depressione, tira fuori dalla... L'indisponibile dell'umore e ti fa diventare generatore di luce. Però so che è difficilissimo, Lidia, eh? Difficilissimo. Forse mi trovo meglio senza microfono. Ah, per lo streaming, chiedo scusa. Dicevo, una cosa che si va ad inserire tra il processo di sapere e la consapevolezza è probabilmente il discorso che bisogna passare dall'esperienza. Sì. Perché la consapevolezza tu l'hai soltanto quando ciò che tu hai esercitato, sì, quando sei permeato da questa cosa qui. E quindi questo passa attraverso il processo di provare, fallire, provare, fallire, provare, fallire. Bravo. Fino a che si Bravo. Perfeziona. Oh. Non mi aspettavo questa bravura, mi state sorprendendo in positivo. Sono molto contento, è così, bravissimo. E il concetto comunque di tentare, no? Tentare, scoprire, provare, cadere, rialzarsi, è in realtà il concetto di coraggio che è insito nella questione legata alla fede. Infatti, quando uno dice, ma tu hai fede? Io come sono cattolico, mi sembra come quando uno dice, tu sei della Juve, sono della Juve, no? Al contrario, l'impianto, l'ingegneria di cui tutti siamo dotati è un'ingegneria che privilegia ancora di più colui che fa e sbaglia. Io dico sempre, c'è la persona stupida che non fa e non sbaglia. Poi c'è la persona intelligente che fa e sbagliando impara e naturalmente si evolve, però se vi devo dire la mia ambizione è fare il terzo stadio, che non sempre riesco, che è la saggezza. Cioè che non devi per forza sbagliare per imparare, no? Ma lo puoi intuire prima. E questo, diciamo, è l'ambizione che ho, però presuppone coraggio. E il coraggio molto spesso è figlia della conoscenza che è figlia dell'esperienza. Quindi, ecco, l'uomo dovrebbe funzionare a desiderio. Quindi l'uomo dovrebbe in qualche modo essere diretto dalla sua conoscenza di sé, e dovrebbe naturalmente rispettare la sua ingegneria. Adesso,
Vi faccio una domanda e dopo questa domanda facciamo un quarto d'ora di pausa e successivamente iniziamo la fase 2 di questo incontro in cui qui vediamo noi che cosa ognuno che cosa riesce a fare. La domanda è questa. Rispettando questa ingegneria, rispettando questi magri impianti, no? Cosa può offrire la Puglia e un pacchetto turistico pugliese a livello naturale che in qualche modo può soddisfare uno o più di questi bisogni di ingegneria umana? Quindi adesso facciamo un quarto d'ora di pausa e poi noi riprenderemo, ciascuno poi decideremo se lavorare in gruppo o singolarmente, per fare un lavoro naturalmente di estrazione delle nostre piccole e grandi esperienze e vediamo che tipo di lavoro riusciamo a fare nel rispondere a questa domanda. Quindi fatevi una buona pausa di un quarto d'ora e poi ci vediamo qui fra 15 minuti. Squilibrio, grazie. Diciamo lo squilibrio di uno o più macro impianti, secondo lei può essere registrato nell'iride? O meglio, crede nell'iridologia? Come vi ho detto prima, non ho confidenza con il termine credere, okay. Ho confidenza con il termine approfondire. Dopo che ho approfondito il concetto iridologico, ho scoperto che l'occhio è ovviamente un ottimo punto di convergenza olografica, perché l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo si ripetono in una struttura che è matematica. L'occhio è una delle forme sintetiche, è una delle forme più rappresentative della sintesi del percorso di vita di un soggetto, per cui l'iride può dare informazioni sullo stato di riequilibrio biopsicofisico di un soggetto. Quindi la risposta è sì, ma non per credenza. Ok, grazie. Ok, ci vediamo fra 15 minuti dove vi scatenerò con compiti difficilissimi.